Ho realizzato che se avessi voluto davvero capire e provare a raccontare questa nuova America, avrei dovuto viaggiare per il paese e andare a cercare e incontrare il popolo reale a cui Donald Trump era stato in grado di dare speranza, senso di appartenenza e legittimazione. Un popolo al quale aveva fatto molte e precise promesse in campagna elettorale. Un popolo che però, come quello non reale, si è ritrovato nella primavera del 2020 a rimettere tutto in discussione. Questo breve brano che vi ho letto è parte dell'introduzione di Rinascita Americana, il bellissimo reportage e libro inchiesta di Giovanna Pancheri, giornalista e corrispondente dagli Stati Uniti per Sky. È un brano che secondo me è davvero molto esplicativo dell'approccio e dei contenuti stessi del libro di Giovanna Pancheri, delle ragioni per cui è nato questo libro. È un libro che è un viaggio, un libro inchiesta, dicevamo, che raccontando l'America di Trump ragiona con lucidità sull'America di oggi e su quella che è stata, su quella che è l'eredità che dovrà raccogliere Biden. Ho avuto il piacere di incontrare Giovanna Pancheri e intervistarla a partire dal suo libro, ma ragionando non solo su quello che è entrato dentro il libro, ma anche su quello che c'è fuori, sull'approccio stesso di Giovanna al lavoro di giornalista e su tutto quello che insomma, ci incuriosisce e ci interessa delle vicende anche post campagna presidenziale. Io ringrazio Giovanna per essere stata così disponibile e generosa nel concederci questa intervista e vi invito a vederla e a leggere sul sito di Critica Letteraria la recensione che ho scritto del libro. Buona visione. Allora, bentrovati. Ho il piacere oggi di essere qui a dialogare con Giovanna Pancheri, che è una stimata giornalista corrispondente dagli Stati Uniti per Sky, e, che è appena arrivata in libreria con un nuovo libro, Rinascita Americana, questo libro qui, edito da Stemma Editore. Per me è un grande piacere, ovviamente, aver letto il libro e soprattutto trovarmi qui a dialogare con Giovanna, che stimo come professionista e che ho letto davvero con molto interesse in questo suo viaggio dentro, che ci ha portato veramente al cuore degli Stati Uniti. Questo libro è fatto prima di tutto di storie, di testimonianze che lei ha raccolto viaggiando appunto nei luoghi anche più remoti, raccontando, portandoci quindi il racconto di quell'America che forse siamo un poco abituati a immaginare, poco abituati a pensare, ma è l'America in realtà quella più vera, quella delle sue contraddizioni, quella fatta dalle persone. Ecco, io per iniziare questo nostro dialogo, intanto ti ringrazio ancora di averci concesso un po' del tuo tempo, che so sei sempre molto impegnata. Vorrei partire da qui, vorrei partire da secondo te come mai c'è questo, se è una mia percezione, correggimi nel caso, questo scostamento tra l'immaginario dell'America, degli Stati Uniti, che tante volte facciamo coincidere con le grandi città, per esempio, con New York, con un certo tipo di ideale. E invece quella che è la realtà, quella che tu invece hai perfettamente raccontato in questo libro, fatta l'America che ha votato Trump, l'America fatta di queste contraddizioni e di queste anche discrepanze. Beh, innanzitutto grazie, diciamo, per avermi invitato a fare questa chiacchierata con te, Deborah, ne sono molto felice. In realtà l'America è anche questo. Io ovviamente in questo libro mi concentro molto sull'America di Trump perché è quella che ho avuto l'opportunità di vedere da vicino e che secondo me meritava veramente appunto di essere raccontata. Però questo non ci deve far pensare che poi anche l'altra America, diciamo quella del nostro immaginario, l'America dell'eccellenza, l'America della frontiera intesa come frontiera di divisione, di volontà, perché poi in realtà la mobilità negli Stati Uniti, come analizzo nel libro, si è molto ridotta negli ultimi anni, però rimane, diciamo, questa grande attrattiva del paese che dà obiettivamente opportunità tuttora alle menti più eccellenti del mondo. Nel libro, ad esempio, accenno a come anche in questi anni di pandemia, noi in questo anno passa di pandemia, alla fine per il vaccino da tutto il mondo dove abbiamo guardato? Abbiamo guardato verso gli Stati Uniti perché rimangono da quel punto di vista un faro anche per i loro importanti investimenti in ricerca, per insomma tutta la loro visione, sì, è grande idea che hanno di poter in qualche modo essere risolutori delle crisi. Questo loro afflato, se vogliamo, di grandezza, che però si avvicina anche ad una grande concretezza e quindi gli permette effettivamente di realizzare le cose. Questo c'è, esiste, continua ad esistere ed è assolutamente una delle ragioni per cui rimangono gli Stati Uniti un paese estremamente affascinante.
Però non c'è solo questo, almeno se ci fosse solo questo, la vittoria di un personaggio così controverso, così di rottura come Trump nel 2016 sarebbe completamente spiegabile. E come molti, no, si sono ritrovati a dire dopo la sua vittoria nel 2016, molti dei cosiddetti media mainstream che non ci credevano, che lo prendevano in giro, che prendevano in giro la sua piattaforma, i suoi lettori, il suo fenomeno, non avendo invece capito che c'era un cambiamento importante in atto, che lui aveva avuto la capacità di anticipare e che di fatto chi vota per Trump e chi ha votato per Trump non era soltanto, come dire, un estremista radicale che credeva alle sue bugie, ma era molto spesso un elettore che viveva dei grandi disagi già diciamo causati ma risolti dopo la crisi del 2008-2009, qualcuno che magari aveva votato per 2 mandati Barack Obama e che poi aveva invece si era sentito deluso o non capito dalle risposte che erano arrivate sulla crisi, che invece Trump era riuscito in qualche modo a convincere. Perché? Perché lui sin dal suo discorso, diciamo all'inauguration, quindi da quel momento in cui si è insediato nel gennaio del 2017, quando io, come appunto forse avevi letto nel brano introduttivo, avevo iniziato a capire che c'era la necessità di descriverla questa presidenza, che era qualcosa di completamente diverso, insomma, da quello a cui eravamo abituati. Beh, lui sin da quei momenti, così come da quella campagna elettorale, ha iniziato a parlare a questi americani, degli americani che non erano più in grado di vivere il sogno americano, che non è, diciamo, soltanto un sogno di eccellenza, ma molto spesso è un sogno di semplicità, è un sogno di avere i soldi per pagare il mutuo, prendersi una macchina nuova, mandare i figli al college, è semplicemente un sogno che era reso possibile dal duro lavoro fino a prima del 2008-2009 e che poi improvvisamente si è trovato invece, diciamo, in qualche modo spento da una crisi dove anche l'amministrazione precedente non era riuscita a dare le risposte necessarie per quel tipo, di parte della popolazione, quella classe media, la classe operaia del Midwest, che improvvisamente si era impoverita e non riusciva più a realizzare questo sogno. E in un paese dove erano sempre stati educati a pensare che se non ci riesci a realizzare questo sogno è colpa tua. E invece Trump ha cambiato questo paradigma, è stata questa la sua prima vera rivoluzione, secondo me, a mio parere, dal punto di vista del linguaggio e del messaggio politico, di dire agli americani: se non ce la fate non è colpa vostra, ma se non ce la fate è perché c'è il sistema che è contro di voi, c'è la palude, ci sono gli immigrati, ci sono le regole sul clima, insomma, trovane una, più o meno quella è, ma comunque non siete voi. Voi, popolo reale, state soffrendo perché siete stati dimenticati, adesso io arriverò e risolverò, diciamo, la questione. E questa America è quella che io ho sentito, diciamo, il bisogno di raccontare e ho provato a fare con questo libro. Ecco, c'è anche un brano, sempre nell'introduzione, che mi ha molto colpita. È un brano che riguarda i media proprio. Se sei d'accordo vorrei leggere un attimo brevemente, perché appunto vorrei soffermarmi su questo discorso. Sin da quando ho iniziato a coprire le primarie dell'estate del 2016, sono rimasta colpita e stupita dalla parzialità dei media americani. Qui, dove è nato il quarto potere, dove un tratto d'inchiostro è stato in grado di far cadere i governi, dove il giornalismo ha regalato al mondo figure leggendarie, il confine tra fatti e opinioni è diventato sempre più evanescente. Ecco, è un brano molto breve questo, però secondo me davvero è indicativo anche proprio del tuo approccio invece differente, del tuo approccio alla stesura di questo libro, del tuo approccio al giornalismo stesso. È un confine che tu, in questo caso, secondo me, sei stata, si percepisce, sei stata molto attenta invece a rispettare, cioè tra raccontare e in maniera il più oggettivo possibile, distinguere i fatti dalle proprie opinioni personali, cosa che non è sempre facile, soprattutto quando si raccontano, si scrivono storie e libri di questo genere. È come appunto se, come ci dici tu stessa, è come se appunto non fosse questo lo scopo del tuo libro, non fosse fornire opinioni, fornire delle risposte neanche, ma metterci nella condizione noi stessi di costruirci le nostre idee, costruirci le nostre opinioni. Ecco, io quello che ti vorrei chiedere, il discorso sul giornalismo, peraltro sarebbe molto bello approfondire davvero nel dettaglio, ma intanto una cosa ti vorrei chiedere. In questo momento in cui si grida spesso alla fake news, in cui il ruolo del giornalista è messo così tanto sotto la lente del microscopio e visto in modo anche forse più negativo rispetto a quello che era un tempo in determinate realtà, ecco, come vivi tu questo? Cosa hai riscontrato facendolo direttamente sul campo?
campo assistendo a questa trasformazione. Puoi raccontarci qualcosa di questo approccio, di questa visione dei media? In realtà, diciamo, da che mondo è mondo, da che tempo è tempo, da che presidente è presidente, attaccare, che il potere attacchi la stampa è, diciamo, una costante, no? Perché è bene ed è sano che ci sia un rapporto conflittuale tra stampa e potere. Più che conflittuale, un rapporto in qualche modo di controllo, di mutuo controllo, diciamo, fra le due parti. Io preferirei che, di solito, ovviamente, faccio parte da chi pensa che sia più una parte che debba esercitare questo, diciamo, potere di controllo sull'altra e non viceversa, e che comunque debba cercare di farlo, ma un controllo che deve essere, che è dettato da una cosa molto semplice, cioè dal fatto che, come io appunto provo a spiegare, io credo che il giornalismo, io insomma mi sento molto fortunata a fare questo mestiere, è un mestiere che amo profondamente perché dà un'opportunità incredibile, e cioè quella di permettere alle persone e all'opinione pubblica in qualche modo di formarsi, perché gli dà la possibilità, se ben esercitato, di avvicinarsi alle cose, agli eventi. Io amo molto la definizione di media, ovviamente dal latino, non, insomma, non è una parola americana come tutti sappiamo, che vuol dire strumento, no? E esattamente quello penso debba essere un po' il nostro, se vogliamo, la nostra aspirazione, almeno è la mia come fare questo mestiere. E credo sia anche la forza del nostro mestiere, la ricchezza, la grande opportunità che offre, quella di poter essere appunto uno strumento per le persone per avvicinarsi ai fatti. E nel momento in cui, e qui andiamo, tocco rapidamente quello che mi stavi dicendo prima, nel mio parere, nel momento in cui tu sporchi questa visione con la tua opinione, banalmente attirerai meno persone. E quindi avrai meno persone che saranno interessate, no? A mettere un occhio in più e a mettere un faro su quegli eventi che tu li racconti. Questo vuol dire che avrai persone meno informate, e persone meno informate sono anche elettori e cittadini meno consapevoli delle scelte che vanno a fare. Quindi credo che veramente il nostro sia un lavoro molto importante proprio nel processo democratico come tale. Se riusciamo ad esercitarlo con questa volontà di indipendenza, ovviamente, che ovviamente non è semplice, perché poi ognuno di noi ha le proprie opinioni, no? Cercare di essere autorevoli e credibili, cose su cui io mi scopro, e si sa, per un limite rispetto della dignità umana, c'è una necessità di denuncia, perché credo che, indipendentemente che si sia di destra, di sinistra, insomma, c'è la volontà, il desiderio del rispetto dell'altro, ci deve essere, deve esistere. Un altro, sia di destra o di sinistra, comunque è un qualcosa, un nome che deve essere tutelato. Per esempio, io dichiaro apertamente anche di essere un europeista, quindi chi mi segue sa, ma perché anche questo credo che sia un qualcosa che sia scevro, se uno vuole, da un discorso meramente di parte politica, perché insomma, uno dei partiti più importanti nel panorama europeo è il PPE, che è un partito conservatore, quindi non è un discorso di essere di destra o di sinistra se si è, diciamo, a favore del progetto europeo. Ma basta, cioè, questi sono i limiti che impongo. Per il resto, secondo me, c'è questa necessità che nei media americani è stata, invece, cambia completamente. Cambia per una serie di ragioni, a mio parere. Uno, perché non esiste una normativa come c'è da noi, giusta sul rispetto, diciamo, delle opinioni diverse, e quindi la notizia è diventata un bene di consumo, un prodotto, e per cui più fa odio, audience, meglio è, e quindi si cerca di attirare un'audience molto dalla propria parte, diciamo, e quindi di essere le idee a volte non veritiere, quasi di accarezzare determinate teorie cospirazioniste con la speranza di acquisire, diciamo, più visualizzazioni. E poi cambia anche perché, e questo si poi si rifà un po' al discorso dei social media e della ban a Trump, no? Noi in Europa abbiamo avuto, diciamo, la sfortuna di avere dei movimenti liberticidi, e quindi abbiamo imparato molto bene il peso e il potere della propaganda, come dalle parole si può passare ai fatti. Per cui, passata questa fase buia per i nostri paesi, per le nostre democrazie, abbiamo costruito, diciamo, de degli strumenti legislativi che ci permettono di arginare
una libertà di espressione che quando è senza redini rischia di fare il gioco degli intolleranti, no? Come diceva Popper. E invece negli Stati Uniti questo non c'è stato, e quindi c'è questo faro della libertà di espressione che però a volte, come si è visto con i fatti del 6 gennaio, quando è lasciata completamente senza redini, senza controllo, porta conseguenze anche drammatiche. Dicevamo che questo libro nasce dalle storie, nasce proprio dal viaggio, banalmente, proprio ti sei messa in strada, sei andata, hai cercato queste storie, hai parlato con le persone, che sembra quasi una pratica antica, no? Però in effetti è così poi che si costruiscono libri come questo e che è così che si fa giornalismo. E hai quindi, ci hai restituito quindi il ritratto di una società, appunto abbiamo detto, piena fatta di facce, volti e voci differenti, anche contraddittorie, no? Diversa magari da quello che inizialmente percepivamo, anche se io credo che in effetti dopo il 6 di gennaio tutti quanti ci siamo resi conto, di anche chi forse prima era scettico, ci siamo resi conto che anche quella è l'America, no? Quindi hai raccontato sia il tuo personale modo di guardare a queste cose, la tua vicenda stessa, perché appunto sei rientrata in Italia, sei stata anche tu toccata dal Covid lavorativamente, e poi purtroppo anche in modo personale, cercando però sempre, secondo me, di mantenere questa distinzione, cioè il raccontare i fatti per quelli che sono, le storie per quelle che sono, ma anche appunto con l'occhio giornalistico sempre, ecco. Hai raccontato, perciò dicevamo, la povertà, l'indigenza, la pandemia, l'ideologia, le derive dell'ideologia stessa, la paura, la rabbia, tutto quello che nasce. Hai raccontato e hai incontrato anche personaggi, insomma, con cui sicuramente non deve essere stato facile, con storie, ecco, con cui non deve essere stato facile confrontarsi. Ora io molto semplicemente ti chiedo, quale di queste storie hai trovato più difficile da raccontare, al di là del fatto che fossero più lontane da te come modo di pensare, o se toccato in modo diverso, ma quale davvero hai fatto fatica a raccontare, a trovare le parole giuste per raccontare? Guarda, in realtà sono più le storie, quelle un po' più umane, per esempio quelle legate al virus. C'è una storia di la prima vedova in Ohio per Covid, cioè il primo morto, diciamo, intervisto la moglie della prima persona, il primo che è morta in Ohio per Covid-19 ancora a marzo. E quella è un'intervista che a me ha colpito molto, perché posso dirti che anzitutto mi aveva già aperto, quando l'ho fatta, aperto gli occhi su come il Covid avrebbe avuto un impatto talmente negativo che probabilmente sarebbe stato, diciamo, la tomba a livello elettorale di Trump, e in parte così, ma soprattutto per la sua umanità e per come questa donna che votava, che aveva votato, lei assumita, non ha votato, fra l'altro Trump, insomma, nel 2016, erano dei repubblicani abbastanza convinti, non proprio, diciamo, il timore, a un certo punto abbia detto no, qui siamo stati dimenticati, c'è stato detto che non c'era problema, c'è stato detto che era un problema solo di fuori. Io leggo, cioè, a un certo punto, se avessimo saputo, semplicemente, magari non saremmo andati al ristorante, non saremmo andati nel grande magazzino, saremmo stati un pochino più attenti. E poi arrivano in ospedale, siccome ancora inizio marzo, in Ohio nessuno aveva mai visto il Covid, si diceva: ma sì, ma è un problema della Cina, non c'è nessuno in America che c'è la cosa folle, perché era ovvio, insomma, che girasse e circolasse. Quindi ci mettono anche un po' di tempo a capire che cos'è prima di trasportarlo in ospedale. Dove poi lui va a morire, e anche appunto questo suo dramma di questa donna che è stata anche tra le prime a dover vivere uno degli aspetti forse più drammatici e crudeli di questa malattia, di questa pandemia, cioè il fatto che non si possa parlare con i propri cari, non li si possa salutare, non li si possa vedere nell'ultimo momento. E quanto poi queste cose così forti alla fine cambiano anche completamente la tua percezione, anche per lei, almeno l'hanno fatto dal punto di vista politico, perché lei dice: probabilmente se non fosse stato Biden, magari non avrebbe votato democratico, perché sono conservatrice convinta. Bernie Sanders è un po' difficile da votare, ovviamente, però per quanto riguarda Biden, lei appunto spiega come ad un certo punto abbia sentito Biden dire una cosa a cui lei pensava ogni sera, e cioè Biden ha usato molto spesso questa immagine in campagna elettorale, dicendo: adesso molti di voi si ritrovano a cena con una sedia vuota. E lei, insomma,
mi ha raccontato come quello fosse uno dei suoi pensieri costanti. Quindi questa è una storia che mi ha toccato molto, come anche molto le storie di immigrazione che sono andata a raccontare anche in Messico. E, insomma, ma sono tutte storie che mi hanno toccato, se no non sarebbero nel libro. Poi ci sono quelle che mi hanno toccato in negativo, nel senso che ovviamente è stato un po' più complicato da raccontare, perché devo dire, anche per le storie più emozionanti non è scontato trovare le parole, bisogna trovare delle parole che ti permettano di non essere, insomma, di non cadere troppo semplicemente nella commozione, ma di far capire, le conseguenze politiche, appunto, che ci sono dietro ad ogni singolo aspetto. E poi invece, per quanto riguarda le varie interviste con estremisti da una parte e dall'altra, lì è proprio la follia, come diciamo prima, di sentire la libertà con cui certi concetti così razzisti, così apertamente divisivi, intolleranti e inascoltabili vengono invece palesati. Semplicemente perché non esistono redini e anche perché la presidenza Trump, questo secondo me è una sua responsabilità, non ha mai veramente assunto un tipo di atteggiamento di condanna nei confronti di certe derive, cosa che invece era stato fatto sempre prima, indipendentemente se a Casa Bianca c'era un repubblicano o un democratico. Davvero un privilegio farti ascoltare perché intanto si percepisce chiaramente la grande passione che c'è nel lavoro che fai, la competenza, ma la grande passione che c'è nel lavoro che fai. Quindi ci illumini davvero sulla pagina quanto adesso anche in intervista, ci illumini davvero tutto quello di cui avevamo bisogno di ascoltare, che avevamo bisogno di capire. Dunque, io sicuramente sì, anche a me aveva colpito molto questo racconto, l'incontro con questa persona, ma poi tutte le vicende che tu racconti legate al Covid, tutta l'esperienza legata al Covid negli Stati Uniti, senza dubbio è una delle parti più sentite da leggere, più sentite. Io ti dico invece però quella che ha colpito inaspettatamente molto me. Cioè, pensavo che trovando storie appunto dei suprematisti bianchi, trovando storie di violenza, l'uso delle armi, mi aspettavo ecco, di rimanere colpita da quel tipo di storie, che è stato così in effetti, ma quello che mi ha colpito è stata una cosa molto banale e brutale che a un certo punto viene fuori, quando parli di povertà, perché purtroppo io credo, ma parlo per me stessa, non sono abituata a pensare all'America, alla povertà, a quel tipo lì di indigenza, che c'è e che invece tu ci racconti. Ecco, su questo se sei d'accordo vorrei soffermarmi un attimo, perché credo che in effetti, ultimamente ce ne sia una narrazione un pochino più approfondita anche di questo, però è un qualcosa che a me personalmente era mancato, ecco. Trovarmi appunto così sconcertata di fronte a questo racconto, pur essendo insomma, una persona che si informa e che segue abbastanza con interesse tutto ciò che viene dagli Stati Uniti, perciò ecco, mi ha colpita. Vorrei, se sei d'accordo, fermarci su questo discorso dell'indigenza. Ora, in realtà è una cosa che ha colpito molto anche me, cioè che mi ha, diciamo, sorpreso, e forse anche per questo la racconto, credo che sia proprio anche nei primi capitoli che ne parlo. Poi è una costante che percorre molti dei miei viaggi, molti dei capitoli di questo libro, però è una cosa che a me ha toccato tantissimo, perché anch'io non l'avevo nell'immaginario americano, ma la percepivo da una serie di letture che potevo aver fatto, no? Il libro è anche, per me, anche un viaggio letterario, nel senso che cerco di dare tanti di quelli che poi sono stati i miei riferimenti nello scriverlo, ma anche nel cambiare parte la mia idea di America. Per esempio, un libro che lessi proprio mentre stavo andando negli Stati Uniti, perché era uscito da poco, è un libro di cui recentemente è venuto fuori un film. Non, bellissimo, su Netflix, che si chiama Elegie americane, un libro scritto da un non scrittore, quindi da persona che fa tutt'altro, ma che proprio descrive quella parte di Midwest, Rust Belt, più che altro americana, bianca, che aveva tutta una serie di grandi difficoltà, anche di indigenza, di sentirsi dimenticato, insomma, dal resto del paese, dallo Stato, dal governo, dove Trump ha avuto terreno molto fertile, no? Per quanto riguarda il suo messaggio e il suo successo elettorale. E quindi lì, quando poi Trump ha vinto e tutti erano un po' sorpresi, ho detto: beh, questi sono i giri che io devo invece fare, devo andare a vedere con i miei occhi. E ne rimani colpitissimo, perché
in realtà è semplicemente lo specchio di uno di quelli che io credo che sia il problema maggiore degli Stati Uniti contemporaneo e in generale su cui, insomma, secondo me bisognerebbe vigilare molto anche in Europa, e cioè le diseguaglianze. Da Reagan in poi, quindi non è un fenomeno, attenzione, che è legato a Trump, diciamo da Reagan in poi, ma per dirti ci sono anche alcune normative introdotte dall'amministrazione Clinton per quanto riguarda liberalizzazione dei servizi finanziari, insomma, tutta una serie di realtà e di anche normative, perché poi la politica ha degli effetti, insomma, non dimentichiamocelo, che hanno aumentato enormemente questo gap fra ricchi e poveri, poveri che vengono completamente dimenticati. Poi una povertà, come spiego nel libro, che a me colpisce molto da europeo, perché è una povertà che tocca i corpi, non è una povertà che tu vedi normalmente in Europa, no? Sai, più la puoi vedere in Sud America, in alcune zone di già del Sud America, la puoi vedere in Africa, ma l'indigenza che tocca i corpi, ecco, diciamo vicino a Cleveland, non te l'aspetti, e invece c'è. E perché? Perché l'indigenza in quelle situazioni molto spesso vuol dire anche non avere una copertura sanitaria. Vuol dire non poter avere, diciamo, una dieta di un certo tipo, non poter mangiare frutta e verdura fresca, e quindi ovviamente la vedi in modo palese, ti fa veramente, almeno a me, ha fatto molta impressione, ha colpito molto, ed è il risultato di una serie di politiche sbagliate che hanno portato questo enorme gap a crescere sempre di più. Negli anni di Trump si è esteso, ovviamente riporto tutti i numeri, ulteriormente, perché la sua riforma fiscale non ha aiutato da questo punto di vista, anzi ha fatto sì che i ricchi fossero sempre più ricchi, e ovviamente una crisi come questa che stiamo vivendo ovunque non fa altro che contribuire ad aumentarlo ulteriormente. E quando è così, cosa succede? Che questa parte più povera della popolazione non ha voce rispetto all'1%. E quindi, diciamo, ci sono poi tutta una serie di storture che riguardano il sistema come tale. Ecco perché lo stesso Biden, uno dei messaggi che ho cercato di portare avanti è proprio quello, la necessità di colmare questo gap, probabilmente lo proverà a fare anche con una sua riforma fiscale che dovrebbe arrivare a breve. Perché è veramente qualcosa che poi va a corrodere, secondo me, proprio l'essenza stessa della democrazia. Quindi è un fenomeno molto interessante da guardare da vicino e che colpisce, ma che non dimentichiamoci anche delle ricadute poi politiche non indifferenti. Colpisce davvero tanto, sono rimasta molto, molto presa da questa parte del racconto. E concordo con te su quello che dicevi, che in effetti il tuo libro è anche molto letterario, ma peraltro è anche difficilissimo da etichettare. Io odio le etichette, questo sì, però è vero che in questo caso sarebbe anche molto difficile etichettarlo, perché io l'ho pensato come un reportage, un libro di inchiesta, però in realtà è anche molto narrativo nel modo che tu hai di scrivere, nel modo che hai di citare anche altre narrazioni. Insomma, è davvero, è un viaggio, senza dubbio è un viaggio. Ci siamo un po' accanto a te in Io lo questo. definisco, però non so, sei tu l'esperta. Io, diciamo, l'ho definito quando ho mandato la sinossi all'editore all'epoca una non fiction novel, perché è un po' quello il modello a cui mi posso, diciamo, Mi piace. ispirare. È un È una bella modello etichetta. cominciato con Capote, non che io pensi di essere, diciamo, assolutamente, però è quell'idea lì, cioè scrivere dei fatti che non sono fiction, quindi che sono veri e reali, ma cercando di avere uno stile che accompagna il lettore, che sia anche accattivante, se vogliamo, da un punto di vista letterario, per quanto, per carità, sono giornalista, non voglio assolutamente, però sì, amo scrivere, questo si vede, amo leggere, questo si Molto. vede, quindi nel mio libro, quindi da lì il risultato, ma soprattutto è una cosa in realtà che faccio anche molto nel giornalismo televisivo, cioè l'importanza, mi è capitato prima dell'America, anche con Europa, di raccontare spesso fenomeni profondamente complessi, no? Televisivamente. E a mio parere, quando si raccontano dei fenomeni profondamente complessi, oltre alla diciamo necessaria chiarezza che si deve mantenere nel racconto, nel linguaggio, chiarezza che può essere data solo se si studia molto e si conosce molto bene quello di cui si sta parlando, perché altrimenti non si sarà mai chiari. Però, a mio parere, un modo per fissare determinati concetti è proprio quello di raccontare, almeno televisivamente, delle storie, andare a far vedere delle cose, perché un conto è cui io ti dico: guarda, Trump vuole riformare il sistema sanitario, ma non ci riuscirà o ce la fa soltanto in parte perché tot senatori sono contro. Cioè, okay, questo è un modo di raccontarti una vicenda. Un altro è andare
lì dove, per dire, la sua riforma, cioè la sua eventuale abolizione dell'Obamacare avrebbe degli effetti più devastanti, scoprire che sono posti dove Trump è stato votato e quindi capirai che non passerà mai, diciamo, l'abolizione dell'Obamacare tout court, perché appunto se no lui perderebbe consensi, e soprattutto farti vedere, diciamo, le conseguenze, farti raccontare a queste persone le conseguenze di una determinata scelta politica. Almeno io credo che televisivamente sia molto efficace, e secondo me anche da un punto di vista di narrativa o di saggistica può essere una chiave di volta interessante per attirare un po' più il lettore, a cui comunque si spiegano poi delle cose meno, che hanno una loro complessità, che non sono così semplici, no? Però con questa chiave, secondo me, insomma, si riesce ad interessare un po' più il lettore. È vero, infatti si percepisce, come dicevo, chiaramente la competenza e i dati ci sono, i numeri ci sono, insomma, ci sono note esplicative, però è una lettura, non, cioè questo vorrei sottolinearlo perché non è una lettura per specialisti, non è una lettura per esperti, cioè è una lettura per chiunque voglia informarsi su questa parte del mondo che in realtà è anche il nostro di mondo. Quindi senza dubbio è una lettura che tu hai reso, sei riuscita a rendere anche molto piacevole, pur con tutta la competenza e i dati che sono necessari a raccontare questo tipo di storie. Ecco, io per arrivare in conclusione vorrei insomma, parlare di una cosa, partire dal titolo in realtà. Quando mi sono avvicinata, quando mi hanno presentato questo libro, mi sono avvicinata al titolo, tanto vi faccio rivedere il libro che ha anche una bellissima copertina, Sì, siamo Rinascita molto fieri. Americana. Molto bella, vero? Sì, assolutamente. Rinascita americana, allora tralasciando un attimo il sottotitolo, ho iniziato a leggerlo ed ero inizialmente un po' scettica, non scettica, ma come dire, non riuscivo a capire la scelta del titolo, questa rinascita. Siccome parlavamo dell'era Trump e sappiamo tutti che cosa vuol dire, che cosa ha comportato, poi noi l'abbiamo letto quando l'era Trump si è conclusa Certo. con esiti anche tragici sul momento, ma insomma con esiti differenti. Quindi questa rinascita non riuscivo ad appiccicarla a questo libro. In realtà poi questa è la mia idea, adesso vorrei confrontarmi con te se mi Certo. confermi. Quello che poi mi sono fatta io di idea è che in realtà questa rinascita sia, secondo me, la parola forse più giusta per etichettare questo libro, per intitolare questo libro, perché come a dire, si è chiusa un'era, ma in realtà tutto quello che ha comportato non può e in qualche modo non deve neanche rimanere lì, ma è necessario che questa eredità, positiva o negativa che sia, ma questa eredità in qualche modo dobbiamo portarcela, Biden stesso deve portarla e come dire, per provare appunto a costruire una rinascita, se possibile una rinascita. Quindi questo passato così recente, in qualche modo, insomma, gli strascichi che ha ancora attualissimi, che in qualche modo sia il punto di partenza per una possibile rinascita, ecco. Allora, innanzitutto sì, siamo molto contenti che sia un titolo che comunque fa riflettere, no? A volte c'è chi è più semplicista, dice, ah, amore, avete scritto Rinascita Americana perché ha vinto Biden. No, non è così, adesso spiegherò la ragione del titolo. Fra l'altro, ti confido, diciamo, è uscito, ma non tantissimo, questa cosa che non era il titolo originale, diciamo, il titolo originale di questo libro, quando lo pensai, era La ricerca della felicità, dalla dichiarazione di indipendenza, insomma, americana, che dice che è una cosa, insomma, bellissima, no? Che in un Bellissima, testo vero? istituzionale si dice tra i Molto. diritti degli americani c'è la ricerca del diritto alla ricerca della felicità, cioè, che meraviglia, che poesia. Infatti pare che ci sia un tocco di Filangieri in questa cosa, e quindi c'è un po' d'Italia in questa dicitura della ricerca della felicità. E poi è venuto fuori Rinascita perché secondo me era più, diciamo, completo rispetto veramente a quella che era la sfida, per due ragioni. Anzitutto, uno perché se ripensando proprio al momento in cui Trump venne eletto, nelle persone che lo avevano votato, siccome lui era veramente un personaggio di rottura, no? Rispetto al passato, anche rispetto al classico mondo repubblicano, e tra chi l'aveva votato c'era veramente l'idea, l'impressione che ci si potesse trovare di fronte ad una rinascita, no? In qualche modo una rivoluzione. Quindi loro avevano queste idee, un termine che veniva tirato un po' per la giacca da tutti, ma soprattutto perché dopo questi 4 anni di Trump, quindi, insomma, dico una banalità, però è ovvio, e non lo dico appunto soltanto io, sicuramente una delle cose che appare
e che è apparsa moltissimo sia con queste elezioni, sia in generale nel 2020, è che proprio il paese è molto lacerato, è molto diviso. Questo è un presidente che ha sempre appunto accarezzato anche le divisioni. Quindi la sfida principale per chi, secondo me, prendeva in mano il paese, ovviamente quando questo libro è stato iniziato, non sapevamo ancora chi vinceva le elezioni, anzi, era, diciamo, non era ancora, non c'era questa idea, ancora non si sapeva, addirittura quando l'ho iniziato, proprio ancora non sapevo chi era il candidato democratico, per poi via via, invece abbiamo il libro in realtà è molto attuale perché come finisce dopo le elezioni, quindi insomma, ma quando abbiamo iniziato a lavorarci, diciamo, l'idea era che comunque sia che fosse rimasto Trump, sia che fosse arrivato qualcun altro, dopo un anno di pandemia così difficile, così che aveva veramente stancato la popolazione, c'era comunque bisogno di qualcuno che puntasse a cercare di riunificare il paese. E allora lì mi sono ricordata di un discorso meraviglioso, di Abramo Lincoln, che infatti, diciamo, cito anche proprio nel primo capitolo, l'introduzione, nel prologo del libro. Abramo Lincoln, dopo la battaglia di Gettysburg, fu la battaglia più sanguinosa della guerra civile che venne vinta dagli unionisti, invece di fare il discorso del vincitore, che avrebbe potuto, diciamo, serenamente fare dicendo voi che avete perso, adesso fate come diciamo noi, per dire, invece di fare questo un discorso così, che cosa fece? Fece un discorso di unità, dicendo bene, i morti li abbiamo fatti, per onorarli, però a questo punto noi dobbiamo inevitabilmente lavorare insieme per creare un'unione migliore, dobbiamo portare avanti una rinascita dopo tanta morte, una rinascita di libertà. E quindi da lì, questa è la Che ragione, diciamo, bello. del titolo, la necessità dell'unità. Che è Quindi, quello che sicuramente serve di questi sì. tempi e senza dubbio. È un titolo in effetti molto efficace, pur dicendo che in effetti era bello anche il titolo iniziale che avevi scelto, però senza dubbio questo è molto molto efficace. Io che dire, beh, sono stati tantissimi gli spunti che ci hai dato e così ci hai permesso veramente di entrare ancora più a fondo nel libro. Io prima di congedarci, prima di salutarci, vorrei intanto ringraziarti per la tua straordinaria generosità e insomma per il tempo che ci hai dedicato. Vi ricordo che oltre a questa intervista che ci permette appunto, come abbiamo detto, di addentrarci in Rinascita Americana, c'è anche sul sito di Critica Letteraria la recensione approfondita appunto di Attivissima. Sì, assolutamente. Ci teniamo insomma che, e soprattutto ecco, in finale vorrei sottolineare una cosa, che come hai detto tu adesso, questo è un libro attualissimo, è vero, è un libro attualissimo, ma io spero veramente che passi il messaggio che non è solo un libro da leggere oggi, cioè non è un libro che finirà di parlarci tra una settimana, è un libro che racconta uno spaccato di un paese che influenza tutto il resto del mondo e che lo racconta attraverso le sue storie. Capire quel paese, capire quella parte anche di storia che tu ci hai raccontato, storia recente, servirà secondo me davvero per capire anche il resto che verrà. Quindi è un libro che merita insomma di essere letto con attenzione, con cura e non, visto che i libri non hanno data di scadenza, io ci tengo sempre molto a sottolinearlo, anche un libro come questo non ce l'ha, non solo la narrativa, ma anche un libro come questo non ha data di scadenza. Quindi Grazie assolutamente davvero. l'invito. Bene, grazie mille Giovanna, sei stata gentilissima e insomma, Figurati. come al solito io mi congedo invitandovi a seguirci sui nostri vari canali social perché sapete che poi insomma mettiamo vari contenuti, prima di tutto sul nostro sito con le recensioni, approfondimenti e poi insomma se volete seguirci qui su YouTube e sugli altri canali ci fa molto piacere. Grazie ancora, Grazie arrivederci. ancora, grazie a voi.